Lei mi ha aiutato in tutti i modi che ha potuto. Era, da parte sua era un programma perfetto, da parte mia era un programma che ho tirato fuori non so neanche da dove. Siamo arrivati fino alla fine, ero troppo felice quando è finito. Grazie, grazie Ondra. Andiamo adesso a seguire insieme la pattinatrice svizzera Miriam Leuenberger, l'allena Giorgio Ciper, che ieri proprio ci diceva che per loro è importantissima questa gara all'Europeo, perché il posto al mondiale è solo uno e chi andrà meglio tra lei e l'altra ragazza svizzera che vedremo, Romy Bauer, avrà il posto dunque a Nizza. Grande sfida. Buon doppio Axel in apertura. Triplo Tolup, doppio Tolup. Lancet, 8 giri in bassa più la variazione e un'altra variazione, livello 4. Ottimo, anche triplo salto, questo veramente alto. La rovesciata finale leggermente corte, tutte le variazioni, è stato chiamato un 4, però adesso ci sarà la revisione e poi vedremo, confermeremo eventualmente i livelli. Allora Miriam Leuenberger, 22 anni di Zurigo, ha così concluso il suo esordio all'Europeo in questo short program. Lo ricordiamo che sulle 28 totali che stanno gareggiando anche qui c'è un taglio, diciamo, se ne qualificano solo 24, quindi ovviamente c'è anche una gara nella gara, no Franca? Eh sì, certo, e come spesso diciamo noi allenatori, ormai lo spieghiamo anche al pubblico che ci segue, l'importante nel corto, la strategia diciamo, è quella di piazzare un programma pulito, magari un pochino più semplice, con un elemento più facile, ma sicuro, pulito, senza errori. E in qualche modo questo è quello che è riuscita a fare questa ragazza, anche se aveva una rotazione non proprio completa sulla combinazione triplo tolup, doppio tolup, ma questo è un errore veramente minore, è un errore che passa, non dico inosservato perché c'è una penalità da parte dei giudici, ma per il resto mi sembrava un buon programma, pattinato bene, delle belle trottole, la layback hai visto che è partita a 4, adesso è stata tramutata a 2 perché era tutto corto. E quindi questa è un po' credo la strategia da dover usare soprattutto in queste ragazze che si devono qualificare, insomma è importante
che il programma sia pulito, e ti assicuro che è facile da dirsi per noi che siamo sedute qui in questa postazione, ma poi non è per niente semplice. Allora, ieri Aliona Savchenko ha avuto il coraggio di dirmi che è più difficile stare qui a commentare. Le ho detto: guarda Aliona, tu almeno sei qui, io non so se sarei mai capace di fare quello che fai tu sul ghiaccio, non trovi Ondra? Mi sembra un po' inverosimile. Io credo che è più difficile stare sul ghiaccio che anche stare secondo qui me. A comunque, sì. Guarda, non per spezzare adesso lance a mio favore, però io li ho provati un po' tutti i ruoli, no? Pattinando, qui in postazione, ogni tanto nel pannello giudici. E parlando anche con Olga Gilardini, che è la team leader, certo, della nostra squadra, che ha sostituito Walter Zuccaro a casa, che salutiamo, ha avuto dei problemi e non è potuto venire. Anche lei si è resa conto di come la posizione più di pressione maggiore è quella dell'allenatore, quella di quelli che stanno là fuori pista, perché non puoi fare più nulla, capisci? Noi parliamo, ci concentriamo. È finito il tuo ruolo a quel punto. Sì, sì, a quel punto basta. E lei veramente ieri era più tesa di me. E stava veramente male, mi dice: io ho giudicato miliardi di gare e non ho mai avuto questa pressione. Com'è che adesso ho questa pressione? Quindi era divertente.